che fa da sfondo alla storia d'amore tra Mariano Mandolesi, detto Martumè, giovane contadino di Gaeta, e Rosina, splendida figlia della terra sannita. Martumè combatteva contro i piemontesi per il suo sogno di libertà. Sogno di libertà cominciato quando era entrato nella fortezza di Gaeta per difendersi il suo re Francesco dai Savoia. La notte del 13 febbraio 1861, caduta Gaeta, era scappato e dopo varie vicissitudini si unì alla banda di Cosimo Giordano. Non voleva fare il brigante, ma combattere contro l'invasore. Non riuscì a perseguire il suo sogno di libertà, ma riuscì a coronare il suo sogno d'amore con la bella Rosina che sposò tornato a Gaeta. Giusto un anno dopo, i tragici avvenimenti di Casalduni e Ponte Landolfo, il 14 agosto 1862, Martumè e Rosina furono fucilati da 12 bersaglieri piemontesi. Grazie.
fa tutto quanto. Sulla chista forestiera comincia a mettere pensiero. Care lupere le anare ti faranno solo male. Niente, niente, che si avviene, porti c'è la noce, buon viene. Niente, niente, sotto l'acqua, sotto avviene, porti c'è la noce, buon viene. Niente, niente, sotto l'acqua, sotto avviene, porti c'è la noce, buon viene. Niente, niente, sotto l'acqua, sotto forse c'è la noce e bene niente. Yanar, yanar, un oro argento, un de colmillo.